siamo qui con Claudio Giambiene. Ciao Claudio. Ciao Elda. Allora, senti Claudio, ci puoi raccontare come è iniziato il tuo percorso per diventare giornalista? È iniziato quando avevo 9 anni, perché io scrivevo un giornaletto proprio fatto autoprodotto completamente nell'estate, quando non andavo a scuola e quando non giocavo con gli altri bambini a qualcosa con altre bambine, mettevo, diciamo, in esercizio la mia, diciamo, forma di scrittura, e avevo cominciato a comporre questo giornaletto che si chiamava Ieri, Oggi e Domani. E mi ricordo che forse il primo numero che feci uscire era nel 1992, subito dopo l'attentato a Falcone. Quindi dopo l'attentato a Falcone, prima di quello a Borsellino, io scrissi un giornaletto di 16 pagine che trattava di tutti i temi, in cui io ero l'unico autore, ero il direttore, io così, e quindi capii che un po' mi piaceva, e dirò, forse anche prima era iniziato il mio percorso, perché invece di iniziare a leggere sui fumetti, io avevo imparato a leggere a 3-4 anni sulla Gazzetta dello Sport. Quindi all'inizio pensavo di fare forse dello sport della mia vita, un po' l'ho fatta giocando a pallacanestro per tanti anni anche a livello professionistico. A un certo punto, dopo la laurea in scienze politiche, e stiamo parlando alla LUIS, stiamo parlando quindi del 2012, perché comunque mi sono laureato a 30 anni, perché avendo fatto il professionista prima di pallacanestro me la sono un po' presa comoda con gli studi. Quindi a 30 anni sono laureato in scienze politiche, ho detto che faccio ora della mia vita, e fortunatamente uno dei professori che c'erano lì alla LUIS, Dario Viganò, mi disse: perché non vai a fare uno stage a Sky TG24, visto che comunque mi sembra che... Quindi feci uno stage di 6 mesi, occupandomi soprattutto di politica, dopodiché feci la scuola di giornalismo della LUIS, che mi valeva come praticantato, e da lì è cominciato tutto. Quindi da lì ho fatto l'esame da professionista nel 2016, nel 2016 sono diventato professionista, e mi sono occupato un po' di politica all'inizio soprattutto, poi Barbara Palombelli già prima del 2016, cioè nel 2015, mi aveva portato a Forum a fare la bandiera del giornalismo in un programma di intrattenimento, quindi per 7 anni ho fatto quello. Nel mentre ho lavorato con lo sport, con DAZN, Sky Sport e varie cose, di Mediaset, poi insomma ci arriviamo a quello che farò. Ok, allora, se c'è qualche storia che tu hai raccontato e che ti ha colpito in modo particolare? A me hanno colpito soprattutto 2 storie, sì, che sono tutte e due in mezzo all'acqua, perché ho fatto l'inviato l'anno scorso per Stasera Italia, il controcorrente, durante l'alluvione in Emilia Romagna, 10 giorni tra Faenza, Conselice, che era la città sotto acqua, e anche tutti i vari borghi che erano stati colpiti, quindi campi distrutti, persone morte, era una situazione disastrosa. Ecco, il giornalismo serve ancora probabilmente quando c'è un disastro, che sia umano, sociale, che sia naturale. Il giornalismo, oltre ad avere le immagini che tutti noi magari vediamo perché apriamo Twitter o X, come si chiama ora, apriamo Instagram, apriamo Facebook e ci vediamo le immagini, il giornalista fa un po' da notaio di ciò che dicono le immagini, ma anche di ciò che non dicono, cioè nel senso, per far capire che storia c'è dietro quel flusso di immagini che vediamo. E lì c'erano talmente tante immagini disponibili, ma era molto difficile andare a capire che cosa ci fosse dietro a quella storia. E in quel caso particolare di Emilia Romagna c'era anche una particolare colpa, tra virgolette, della regione stessa per non aver pulito i fiumi. C'era anche una responsabilità di diversi amministratori locali, non soltanto della regione, non soltanto degli amministratori, ma anche di alcuni cittadini, che poi alla fine erano stati tutti vittime, ma precedentemente non erano assolutamente da assolvere per alcuni comportamenti. Cittadini per abusivismo edilizio. Diciamo che l'Emilia Romagna era, insomma, la città dove si è costruito di più in assoluto, anche
diciamo, senza rispettare troppo la natura. E la stessa cosa un po' è successa dalle mie parti, quell'ultimo a novembre del 2023, quando Prato e Pistoia furono molto colpite. In quel caso lì, lavorando per un programma quotidiano, mi ricordo che arrivai proprio la mattina già con gli stivali, sapendo per esperienza come ci va un'alluvione a fare l'inviato. Insomma, fu particolarmente toccante sentire il mio accento colpito dalle stesse cose, con quella violenza che la natura a volte restituisce.